Visto che vi volevo fare una domanda, ascoltando me, Angelo, da te, mi rendo conto che stiamo rincorrendo qualcosa. Tu rimani qua, noi magari ce ne andiamo, però cosa stiamo rincorrendo? Buongiorno, buon pomeriggio. Buonasera. Per la prima volta a video. Per la prima volta a video, un esperimento. Oddio, totale. Sì, questo è un video molto esperimento. Posso dire che è un po' cioè, se ci penso che c'è la telecamera. Mi senti da soggezione? In soggezione. Sì, pure io. Però è come se mi stesse guardando qualcuno. Sì, ragazzi, è la prima volta, ci sta. Non sappiamo come uscirà, non sappiamo cosa verrà, però. Secondo me questo passaggio era doveroso. Era doveroso, ragazzi. Doveroso. Ormai, raga, quanti mesi sono che abbiamo startato questo progetto? Ottobre. Quindi, ottobre, novembre, dicembre. Sì, esattamente. Sei mesi. Ah, posso dire sinceramente sei mesi di matrimonio. Posso dire sinceramente che da quando ho iniziato questo progetto sono molto più contento. Ho le idee molto più chiare su quello che succede, su quello che abbiamo fatto. Parlare aiuta, secondo me. Con gli sì, altri, perché vero, abbiamo conosciuto gente nuova. Quella che abbiamo intervistato un sacco di persone valide. Sì, anche magari valide, che non abbiamo più intervistato, che però comunque ci siamo entrati in contatto. Sempre con nuovi format, cioè magari sì, non sempre loro ti scrivevano, o capitava anche. Assolutamente. Andavi a prendere tu magari. Anche il format di Random People a me ha entusiasmato, farlo, veramente figo. Sì. Ci sono capitate, in realtà tutte, hanno tutte le persone che abbiamo portato avevano un loro perché. Sì, e poi sono state sempre, cioè alla fine, contenti di ciò che abbiamo fatto. Esatto, esatto. È stato veramente... Ci hanno aiutato anche a spargere un po' la parola sì, del sì, podcast. Sì, sì, sì. Adesso arriva l'estate, quindi chissà. Abbiamo progetti però importanti. I progetti ci sono. Domani portiamo un grande ospite. Stavamo parlando. Io ho accennato del tempo. Ah, sì, ok, sì, dei sì, progetti. Anche di progetti, ragazzi. Sì. Ovviamente progetti ci sono. Che progetti? Nico... Non si spoilera, dai. In realtà dobbiamo capire se è fattibile. Cioè, che più che progetti sono idee. Idea. Per rinnovarci un po'. Noi buttiamo sai, sempre idee. Poi sai come arriva l'estate, sinceramente. Alcune cose cambiano. Sarebbe sì, molto sì, più figo portare... A parte che già più... questo è un progetto. Sì, 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 sì. Più video e più contenuti live. Perché l'estate... Live chi intendi mette... dal vivo con la, con sì, la sì, gente? Con pubblico. Okay. Chi si mette ad ascoltarti l'estate? Cioè... essendo obiettivi, io l'estate no, non sarei sul telefono. L'estate non è da podcast, secondo me. Esatto, no. È da radio. L'estate è da radio. Ma Vino non è. Magari lo faccio. Sì, in spiaggia. Beh, l'estate è da radio, raga. Radio, radio live. Magari sì. Ciccioli. Chi lo sa? Però, chi lo sa? Secondo me in Italia tendenzialmente va meno il podcast. Tipo in America, che passano molto più tempo in macchina le persone. Mm. In macchina fanno di tutto le persone. In macchina mangiano, in macchina videochiamano vivono, le persone. Vivono. Vivono. Vabbè, effettivamente. E perché sì, cioè, uno magari che abita a Los Angeles, che è immensa, te la fai, magari lavora fuori città sì, o abita sì, lui sì, fuori sì, città sì. E quindi passa del tempo, in macchina e lo fa in un certo modo. Vabbè, anche perché lì sono, cioè qua un esempio, essendo la maggior parte tutti dei vecchi, che cazzo capiscono di questa roba? Ah, ma effettivamente è così, non è un insulto, no, ragazzi. No, però sì. Però effettivamente c'è la cosa accendo la radio, sud, non soprattutto è, al sud. Sì, non è mi vado a sentire un podcast. Quindi in realtà sì, ci vabbè, piacerebbe. Non deve essere un alibi. Ci piacerebbe molto. No, assolutamente, no. Però sarebbe molto più figo potersi evolvere a qualcosa dal vivo con del pubblico. Sì. Una specie di night show. Sarebbe molto figo. In realtà, parlando di futuro. In realtà questa cosa non è una cosa che abbiamo mai accennato, penso. Vai. Però comunque a settembre diciamo che le nostre strade si divideranno. Sì. Perché è così. Dico forse, spero, ma non per... Vabbè, io te dovrei... Spero che tu verrai a Roma con me. Sì, di venire cioè, a Roma ti vengo. Ti sto invitando però di venire comunque, a vivere con me a Roma. Comunque, capisci che faremo due cose diverse. Vabbè, sì. Ok, però... cioè comunque dobbiamo fare altro se andiamo lì. È normale. Vabbè, ma là vai per altri obiettivi. Ma sì, in realtà là vai proprio per quello, secondo me. Sì, anche per le possibilità in più che ti dà la città. Ci sono molte più possibilità. La capitale. Angelo, tu che piani hai per il futuro? Allora, attualmente sto guardando un po' di tutto. Attualmente proprio, ma ho iniziato già, diciamo, da mesi a guardare, diciamo, cosa c'è per il mio futuro, che strada avrò, perché sono, secondo me sono infinite le strade. Magari tu fai l'università, però anche durante l'università non devi avere l'alibi o magari la scusa che dici ok, sto facendo questo. Sì, ti devi concentrare, però devi sempre guardare ciò che gira intorno, anche perché secondo me
nell'era in cui viviamo, i dispositivi che abbiamo si aggiornano giorno per giorno. Le strade sono infinite. Secondo per secondo, cioè stai praticamente le sempre con le disponibilità lavorative sono ovunque, ragazzi. Sì, al giorno d'oggi sì. In questo periodo soprattutto, che dove ti giri cercano. Quindi università. Quindi università sicuramente, perché voglio formarmi sotto quel punto di vista. Però secondo me non farò solo quello. Cioè nel senso, anche qualche corso privato lo farò. In realtà mi piace molto l'espressione che hai usato, del fatto di vedere l'università come una formazione. Esatto. Perché magari al giorno d'oggi uno dice: boh, l'università o faccio quello o non trovo lavoro. Invece tu hai detto come formazione, che sinceramente è la stessa filosofia, sai, che perché sto adoperando io. Sai perché come formazione? Perché non voglio arrivare a dire: faccio l'università perché dopo entro in un'azienda e sono sistemato a vita. Cioè, no, è sotto. No, ok, uno magari può anche pensarla così e gli può andar bene così, però sinceramente so già che a me non soddisferebbe una cosa del genere. Perché? Perché io sono soddisfatto con una cosa, magari la creo io, la penso io. E se io creo qualcosa, poi mentalmente ci lavoro molto meglio. Okay. Te la gestisci tu, In più ti stai formando una skill all'università che sai che serve. Esattamente. Ma alla fine è giusto. Me la stai ponendo? Prego. Sentite, il futuro non mi spaventa, perché devi avere fiducia in qualche fiducia modo nel futuro. Cioè, non che non mi spaventa, perché credo che la paura ci debba sempre essere in qualche modo. Devi essere spaventato, certo. Non puoi fare lo spavaldo, no, che dici io divento. Non vai avanti. Fin quando non lo diventi non puoi essere convinto. Quindi sempre con quel brio di paura, non il formaggio che è il brio, il brio di paura che contraddistingue comunque la forza di andare avanti. Comunque, si è scaricato il telefono, quindi abbiamo fatto un cambio camera. Abbiamo cambiato cam. Porca. Dicevo, rimasto al discorso dal futuro, no? Esatto. Di sì. Andare a vivere fuori. Sì, sì. Quindi credo sia quella la motivazione di fare gli esami, di arrivare a fine anno e comunque provare a prendere un buon voto d'uscita, anche se poi non è relativo. È relativo. Sì. Non mi baso molto sul voto. Posso uscire col 60 come col 90. Beh, aspetta. Col 60. No, nel senso, non mi svaluterei. Ok. Quello dico, cioè se tu esci con 60, per me sei come uno che è uscito con 90. Ok. Se non ti aspetti meglio, beh sì, poi dipende da mille cose. Sì. Ma in tutte le cose. Però dico, a me non cambia niente. Conta il percorso, ragazzi. Sì. Se tu hai capito che sullo standard della scuola ci sei, magari ti puoi permettere il pomeriggio che, non lo so, ti rilassi e vai due ore fuori. Sì, anche ciò che facciamo noi magari. Normale che noi per fare questo togliamo tempo alla scuola, ma io so che non è un tempo che sto sprecando, capito? Esatto. So che è un tempo che... Però se tu mi chiedi una definizione generale di cosa sia per me il voto d'esame, l'esame di stato, per me non voglio dire non vale nulla, perché sennò scredito tutto il percorso. Perché adesso tu la scuola l'hai finita. Sì, ma dipende da come lo prendi, capito? Ok, io ti dico, magari esco con 60. Uno mi dice: perché sei uscito con 60? Ok, io penso che se io dovessi rispondere perché sono un coglione, perché ho sprecato il mio tempo il pomeriggio al bar, okay. Uno mi dice: ok, sei un coglione. Ma se io dico: senti, io sono stato praticamente tutto l'anno a lavorare su un progetto. Bravo. Più progetti. Sì, infatti. Io ho dico, preso 60, sì, ma sì, nel sì, frattempo dico, ho dedicato okay. tempo altro. Esatto. Passato questo. Anche perché poi purtroppo, ma ne abbiamo parlato già un sacco di volte, sì. Quindi non voglio rientrare in questo discorso. Infatti. Il fatto che a 13 anni, no, la scelta della scuola è però ok. Troppo non dico, è molto ponderata, ti ecco. Dico, non mi fa schifo quello che sto studiando adesso. Però non è ciò che poi vorrei studiare. No, perché semplice. Tu sei con l'idea di cambiare totalmente facoltà. Sì, ma anche cioè, nel senso, stavo dicendo anche io. Poi tu non so cosa puoi io prendere alla fine. Prenderai. Penso, io la valuto comunque. Cioè, nel senso, la metto tra le possibilità. Quella sì, di continuare con questo. Comunque, ti ha lasciato già delle skill di base. A me piace sì. Perché, comunque, oltre ad avere già le basi su questo, però è proprio un argomento che mi piace. L'anatomia, soprattutto. Ok, secondo me. Sì, in realtà se lo prendi bene a figo, però esatto. Poi là, appunto, dipende da caso a caso. Esatto. Sì, poi non voglio fare di tutto un erbo un fascio, perché sennò parliamo di tutto e parliamo di niente. Ovviamente non puoi. Però è il fatto di pensare, aspetta che mi sto bloccando, che le prossime mattine, no, da settembre, tu non hai più quella routine. Magari allora, non ci facciamo sempre caso, però tu da quando hai 3 anni,
o sei per, se inizi alla scuola elementare, sì, fino stai sempre, ai 18, sempre quello hai quello la che routine fai. Dalle 8 alle 13-14, sì, tutti i giorni. Tutti i giorni le stesse vacanze tutti gli anni, cioè ovvero quello di Pasqua, sì, Natale, i ponti. E quindi adesso sei abbandonato. Allora, cioè, sinceramente, prendi il volo. Questa cosa sì, non la pensi prima. E non la pensi. Però sì, la pensi quando ci arrivi. Cioè io ho iniziato a maturare questo pensiero alla fine del quarto. Ok. Ho detto, cazzo, quando finirò la scuola. Cioè, ok, ora uno sto per viene... iniziare l'ultimo no, anno. No, viene da te uno e ti dice, ehi, che fai nella vita? Studio. Che poi non fai niente. Però tu dici, no, vado a scuola. Tu hai la scusante che puoi dire, io studio. Ma adesso che tu finisci scuola e uno ti chiede che fai, fidati che anche a livello sociale è brutto dire non faccio niente, perché poi la maggior parte finisce così. E infatti la gente come altra scusa usa faccio l'università. Ma fidatevi raga, la maggior parte delle persone che poi fanno l'università, ovviamente senza fare di tutta erba un fascio, sempre, ovviamente, usa sempre quella scusa, studio. E si lava le mani. Vabbè, però se finisci l'università ti fai la magistrale, poi ti fai il dottorato, okay, poi ti fai il casino. Se il tuo obiettivo è arrivare a conseguire una laurea, devi, cioè, okay, che ci sta che ti focalizzi sullo studio, capito? Sì, ma quello ovviamente. Quello intendo. Però dico, non devi usare lo studio come una scusa per quello che non dici sentirti tu è vero, fallito. Secondo me. Molte cioè, persone lo sì, fanno, secondo me. Io ti dico, lo studio non è la tua passione. Ok, allora al posto di dire non faccio niente nella vita, ok, non andare a studiare, però cazzo, muoviti, fai qualcosa, perché... Cioè non è che lo fanno volutamente, però non capiscono il vero senso dell'università, secondo me. Quindi ci vanno perché, forse per assurdo, la pensano come l'unica scelta che hanno, quando non è così. E infatti io, in primis, dico, ok, mi informo su tutto quello che c'è, vedo cosa comunque posso fare, quali sono le mie caratteristiche, comunque cosa posso dare io, giustamente. Ma poi iscriversi a una facoltà non è obbligatorio, no. Cioè tu puoi tranquillamente, sì, soprattutto nella nostra scuola, puoi tranquillamente prendere il diploma e poi sì, perché il nostro fare diploma altro è molto buono. O comunque utilizzarlo per cercare lavoro, sì, come tecnico di laboratorio, sì, o magari per esperienza all'estero. Esatto, ragazzi, andrà a lavorare fuori, cioè l'università non è l'unica io via. Io attualmente, allora, in realtà fino a 2 mesi fa avevo l'idea molto confusa. Ok. Poi ho iniziato un po' a mettere pezzi a posto e alla fine cosa io... ti ha fatto capire cosa è giusto per te? Allora io in realtà avrei sempre voluto, ero sempre indeciso tra diverse facoltà, ok, ed erano scienze politiche. Dall'intervista con la prof, sì, 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 sì. La dragona che salutiamo. Ero impanicato tra queste facoltà. Psicologia, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta. Scienze politiche e qualcosa di economia. Ok, ho trovato questa scienza della comunicazione, ma che poi tutti viene chiamato sì, scienza delle merendine. Proprio con la dragona. Sì, 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 sì. Lei si sta laureando lì. No. Cioè, questa facoltà unisce tutte queste materie insieme. Quindi ho detto, cazzo. Poi mi sono anche informato sugli sbocchi che ti dà, sulle cose che aveva a studiare, e ho detto, cazzo, che figata. In più il fatto che la vado a fare fuori, la sto prendendo come prima hai detto tu, come un'esperienza, un'avventura. Cioè a me stimolerebbe sì, un po'. Sì, 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 sì. Io lo sto facendo conoscere per quello, nuova poi gente. Alla fine me lo posso permettere, quindi non vedo perché non farlo. E invece quello, il fatto di andare fuori, secondo me ha 2 facce, se non 1000. Però riassumendo un po', è il fatto che lo stimolo di andare fuori, sì, sì, di sì, conoscere nuove persone, nuovi ambienti, nuovi stimoli in generale. E però i 18 anni di vita precedenti, cioè che si fa? Cioè, si dimenticano quegli anni, cioè le persone, no, o comunque no, penso come no, si gestisce? Non però, lo so, non ti so donare, mi sto okay, facendo io questa domanda. Un esempio, mettendo, cioè, se io dovessi pensarci, dico, io sono arrivato, sinceramente, che mi sono rotto il cazzo di okay, stare qua, okay, nel posto dove però sto. Però avrai almeno una persona. Assolutamente, alla non, okay, non ho detto che non, comunque ho degli affetti qua, mi mancheranno assolutamente. Poi non è che non scenderò mai più. No, no, quello, no, assolutamente. No. Però in realtà, però ora ci stai vivendo da 18 anni. Sì, ho preso la filosofia del dire, cazzo, io vado a fare questa cosa, cioè mi godo quello che ho, piuttosto che pensare a, cazzo, sto lasciando tutto qua. È un peccato. La penso più al,
cazzo, lascerò tutto qua, però, che figata. Ok, però io non ho preso questa scelta per questo. Però bisogna fare delle scelte forti. Sì. Cioè molti rimangono bloccati in un posto, in un luogo, in una cerca degli affetti. Esatto. Ma alla fine dei ricordi soprattutto, alla perché fine... alla fine tu ti fai delle aspettative basate su delle stati che di adolescenti, capito? Che cioè, non capisci. Non puoi sperare di arrivare poi a 25, 30, 35 ok, ora aspetto giugno, luglio, agosto e mi vado a fare i bagnetti in spiaggia. Bisogna andare a cercare il trauma, anche sai? E io quello devi andare a cercare il trauma. Sarà un trauma. Capito, la batosta del ok, da settembre andrò a vivere con i coinquilini, ovvero tu, cazzo. Però già il fatto ma questo mi gasa un sacco, però comunque la mattina, lasci tutto. La mattina, ok, lasciamo stare tipo l'estate, ok, esempio scemo. Io ho il letto, me lo faccio io, ok. Perché tanto che cazzo non faccio un cazzo. Però tipo quando vado a scuola la mattina, ok, c'è mia madre. Cazzo, a settembre no. Cambia tu. Però quello ti rende uomo, cioè ti rende grande. Ti devi responsabilizzare, devi iniziare a darti degli orari dove dici, cazzo, non ho tempo per le puttanate. Ma a me è proprio quello che serve. Perché qua, secondo me, molti finiscono per, sempre collegando il discorso, molti non se ne vanno, secondo me, parlando anche con mammoni. Le persone. Dicono, no, no, mammoni. Dopo 3 anni arrivano a dire, cazzo, io me ne sarei andato, però in quel momento... Dicono, avevo in testa, no, dovevo lasciare tutto, la mia amicizia qui, cioè, non ce la facevano proprio, o magari non erano così convinti di farlo, o può essere anche che non avevano trovato una persona come voi due al suo fianco che lo faceva insieme a loro, che può essere perché, anche, ti stimola a farlo. Devi capire la gente che da solo sarebbero state un altro paio di maniche, però il fatto, cioè, l'unica cosa che magari mi avrebbe potuto bloccare al fatto di rimanere qui sarebbero stati gli affetti. Okay. Come le affetti, cioè, poi alla fine ci ritroveremo sicuramente tra qualche anno con le persone vicino che si potranno contare sulle dita di una mano. Tanto in realtà poi quelli che ti stanno veramente vicino ci sono anche tu, se tu te puoi stare anche, che ne so, in Oceania, puoi stare. Cioè, le persone ti vorranno comunque bene. Tu capisci che ci tiene davvero a te quando tu gli dici questa cosa. Esatto. E loro sono contenti per te. Cioè, non devono dire. Te ne vai. Ma bucazza. E il fatto, tu prima hai detto mammoni, non mammoni. Il fatto di essere legati troppo a questi ricordi. Ma perché deve stare dietro la mamma che poi a fare tutto. No, non la mamma, il fatto di spensieratezza magari di andare al bar, di stare fino alle 6 di mattina in giro come facevo io, come faccio io volentieri. Però d'altro canto dico non può essere ciò a bloccarmi. Avessi qui un'attività, ti dico però dato che una piccola mia idea può essere questo lo posso fare pure in Transilvania. Mi ascoltano, mi ascolta gente dell'Italia. Questa capito? Cosa qua è questo è. Però sarà bello. Sarà bello stare male insieme, piangere, sarà veramente bello. Tu pensi al trauma, però poi se tu pensi alla fine, cioè occhio che questo vibra. Cioè se io mi rivedo, cioè se io mi dovessi vedere all'inizio del percorso che prenderò, dico, cazzo. Però se penso già alla fine, che è brutto da fare, cioè la tu pensi già alla fine del percorso. Ok. Ok, so che non dovrei, cioè uno dice, poi non sai cosa succede, no? Però in realtà già se tu ti proietti in quella fine, riesci già a capire i traumi che riceverai e a cosa ti serviranno. E le ricompense. Cioè è normale che ok, perderò tutti gli affetti. Beh, tutti però no. Qui... Però allora, magari che adesso... La cosa almeno che secondo me uno pensa quando se ne va di qui, o almeno gli salta in testa, ok, forse me ne andrò, è perché dice, qui cosa ho, cioè cosa mi dà? E poi inizia a valutare quello che sono i tuoi sentimenti e dire comunque ce la faccio a lasciare tutti, non solo gli affetti, ma soprattutto anche i genitori, a gestirsi da soli. Cioè sono persona competente per farlo. Devi uscire dalle palle, devi uscire dal carattere. Per lato mio personale sulla famiglia non ho problemi. Nemmeno io. Ma anche non per io una mancanza mio di legame a Roma, okay, non per una mancanza di legame con i miei. Però so che ci sono. Cioè nel senso so che mi vogliono fine, sempre bene. Anche la mia famiglia, anche i miei spingono a farmi andare fuori. Esatto, è la mia famiglia, cioè, però, se io domani vado a lavorare all'estero i miei sono solo contenti. Perché cazzo. Però qui tu tutto sei circondato magari da 20 persone, fai 30 persone, dove tu consideri amiche, amiche, amici, eccetera.
Però anche il fatto di andartene per un tot periodo e poi ritornare a renderti conto che le vere persone che hai conosciuto, perché ad oggi Monopoli cosa ci ha dato? Le persone. Cioè non ti ha dato, sì, la possibilità di, questa è la città, di aprirti mentalmente, eccetera. Fossimo stati magari in una, a Milano, Milano, a Roma, Roma, esatto, avresti avuto, cioè, ma, Milano ti ma, dà tutto. Ma già se ti sposti a Bari è molto diverso. Ok, è più qua, però già là è più una grande però città. Però ad oggi capisci. Monopoli ti ha dato le persone che tu credi siano 20, 30, sì, 40, 50. Poi magari ritorni e sono so 5, 2, esatto, 4, sì. Quelli che ti salutano, però, sì, 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 assolutamente. No, chi ti rimane veramente legato sono magari, esatto, 3-4 persone, esatto. Ed è proprio quello il bello poi, sì. Cioè io, capisci, sono convinto che qui tra, cioè, le devi... 50 persone che conosco ho 4, 5, 6, ora non lo so, però che valgono veramente euro. Quindi spero, poi uno si fa anche delle aspettative sulla gente che conosce, sì, no? Poi quella... Il fatto che tu te ne vai e le lasci e tu lasci, cioè, però eccetera. Già il fatto di quando te ne vai, la gente inizia a vederti in modo diverso. Sì, dice, sì, mi ricordo un evento al vaffanculo, bar. Vaffanculo. Guardando in cam. Andatevene a fanculo. Anche, però quello ti certifica il fatto che siamo in una bolla. Come puoi dire Pirandello non andartene di qua? Cioè anche io stesso, però noi siamo di Monopoli che siamo fortunatissimi, eh. Cioè, guardati intorno e non c'è. Cioè io non posso farlo, cioè contestualmente io non posso farlo. Però non posso mai dire non devi farlo, perché sono io il primo a dire. Io se avessi la possibilità di farlo me ne andrei, sì, domani. Perché ma pure io. Cioè, nel senso, le possibilità che hai, ma anche, a parte le possibilità, ragazzi, cresci proprio come persona. Sì, conoscere gente nuova. Se tu guardi una persona che è andata fuori, la guardi dopo 2 anni, o guardi una persona che è stata con i suoi genitori, mo, non perché i genitori magari facciano qualcosa di sbagliato, assolutamente, però è proprio un dato di fatto. Cioè, non sono i genitori che fanno qualcosa di sbagliato. Saper vivere la vita da soli, capito? Chi rimane con i genitori che fa qualcosa di sbagliato, è diverso. Rimane fino a un'età avanzatissima. Sì. Il problema è che è molto alta qua. Questo tasso, sì, sì, purtroppo, sì. Forse in Svezia era il tasso dove i ragazzi lasciavano prima la casa. Non in Inghilterra. Vabbè, comunque non Nord Europa. Sicuramente non sarà in Italia. Sud Italia poi non sarà sicuramente. Quindi sarà belli. Ma anche il fatto di avere un affetto come può essere un migliore amico, una ragazza. All'inizio può spaventare, però poi il fatto di non vedersi ti... No, io sinceramente. Poi se una coppia di amici, o un gruppo di amici, o la ragazza e il ragazzo ti dimostrano che anche a un chilometro, come può essere a 100.000 chilometri, assolutamente, ti stanno vicini, è là che devi investire. Anzi, io sinceramente sono molto. Non so come dirlo, perché, capito, potrebbe essere interpretato molto male. Però sono contento di lasciare la mia ragazza qua. Io salgo via. Ah, sopra. Sei fidanzato? Salutiamo la tua ragazza. Però ciao ragazza mia. Il fatto di stare mia ragazza mia possessivo. Il fatto di, ok, lei si sviluppa qui eccetera, fa la sua vita avanti, però e tu fai la tua vita là, sì. Però se poi quando vi vedete c'è sempre la stessa, dico, uso un termine romantico, la stessa magia, la stessa voglia di vedersi, sì. E poi comunque, cioè, se c'è fiducia, puoi stare tranquillissimo. Quindi la distanza all'inizio può spaventare, fa male. Sì, fa male, poi... perché faceva male, che ne so, a mia madre quando mio padre andava in guerra. Perché quello. Non ho fatto proprio un bel esempio, perché andava in guerra, quindi non era proprio. Però il fatto di stare lontani, come. Sì. Dal punto di vista fisico, è una cosa. Però che poi, è capito, tosta. Se la persona che è a fianco è felice. Perché quello che stai andando a fare sono la gli capisci. Anni. Poi dopo questi 5-6 anni non inizi a capire più niente. No, poi sei grande. Sì, poi là o stai facendo qualcosa o dici grande. Ma che cazzo sto facendo la vita mia. Tra 10 anni tu avrei quasi 30 anni. Sì, 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 sì. Quindi là poi magari la ragazza che adesso non era quella che ti saresti maritato, no, poi in futuro. Chi lo sa, che 100 futuro, 99% delle volte è così. Però io ci spero. Nel futuro si vedrà, chi lo sa. Chi lo sa. Boh, però sì, sono molto gasato. Sì, l'adrenalina. L'adrenalina, sì. Quando hai paura si stimola, sì, l'adrenalina. No, nelle situazioni di fuga. Sì. Io voglio scappare. Quindi tu o voi vi siete mai sentiti soffocare qui? Assolutamente. Cosa, sì. Se sì, cosa vi faceva stare male? A casa. Cioè, okay, tipo con i miei. Molte volte, sì, in molte situazioni, sì, noto, cioè noto tuttora,
non succede. E infatti, cioè, io penso che potrei tranquillamente riuscire a gestirmi da solo alcune situazioni che loro non ritengono, e loro non pensano questo, cioè non ritengono che io sia ancora in grado di farlo, capito? E quindi è come se mi sentissi chiuso, capito? E questo è un blocco, secondo me. Cioè, allora, la famiglia è la prima trappola di Pirandello. In realtà, no, mi trovo d'accordo con lui, però non sul fatto che i miei non pensano che io sappia gestire una situazione, sul fatto che tipo comunque c'è una differenza di età. Vabbè, è diverso comunque, perché i nostri genitori, anche i nostri nonni, ok, sono cresciuti in un'epoca in cui non c'era l'informazione che c'è oggi. Noi invece siamo molto più aperti mentalmente, ma perché abbiamo tutti i metodi possibili. Quindi c'è molta incomprensione. Quindi effettivamente anch'io preferirei stare senza, no? Quindi sì. Poi anche andando a lavorare qui, sinceramente questa cosa ora succede in tutta Italia. Cioè il fatto di che ti prendono a lavorare o che ti fanno fare turni strazianti, non ti pagano un cazzo. Cioè per togliere questa cosa dovresti proprio uscire fuori dall'Italia. Sì. Cioè io vedo persone che se ne vanno in Australia. Io personalmente me ne andrei proprio adesso in Australia. Però capisci? Ah sì, oh, ti pagano benissimo là. Eh sì, però le sigarette hai detto che 35, stavano... no, 30, 35 dollari. Il tabacco 60. Tabacco filtri, carriera. Beh, però hai un ottimo stipendio. Vabbè, ho visto tutto... una che prendeva tipo 800 dollari a settimana. Ok, i prezzi sono molto più alti, però tipo ce la fai comunque. Sì. Sai, è cosa, molto però, meglio. Cioè io senza qualcosa di mio, cioè un'informazione, una competenza, non riuscirei ad andarmene da qua. Cioè prima devo acquisire qualcosa, sì. E poi, o magari c'hai un amico, magari ti va bene là. Magari ti va bene, inizi a prendere, cioè sei in gamba proprio, sì, tra le relazioni sociali. E comunque è un buon netto. Ho una domanda da farvi. E quindi riesci comunque ad avere un lavoro ben pagato anche all'estero, pur non avendo nessuna conoscenza. C'è gente, anzi i miliardari non, cioè, famoso il fatto che i miliardari non sono diplomati, ma non hanno nessun titolo, ma hanno avuto fatti delle grandi soli, sì, però in realtà questo è molto uno specchietto per le allodole. Sì, perché, e non studiate, no, che... sì, perché lascia stare i guru che stanno su TikTok. No, però fanno i nervosi. Il fatto, no, il miliardario senza diploma, ok. Però il fatto che un ragazzo di oggi prende, ok, il miliardario senza diploma, allora io non studio, non faccio un cazzo. No, quel miliardario non studiava, ma magari si spaccava il culo a fare l'esempio altro. L'esempio va preso ovviamente in un certo modo, sì, capito? E il problema è, comunque, nella società detto di massa non puoi. Vi volevo fare una domanda. Ascoltando me, Angelo e te, mi rendo conto che stiamo rincorrendo qualcosa. Tu rimani qua, noi magari ce ne andiamo. Esatto. Però cosa stiamo rincorrendo? Cioè, allora, tutta questa frenesia, corsa, questa corsa. Stiamo iniziando a correre nell'inseguire un obiettivo. Ma qual è questo obiettivo? La soddisfazione personale. E cosa ti farebbe sentire soddisfatto? Dimostrare a me stesso che, ok, sono riuscito a far questo. Ok, tu? Io... ho chiuso subito per fare... Senza parlare più di soldi, senza parlare di no, niente. Io sì, ho chiuso subito per assumere veloce. In realtà non ho un obiettivo preciso. Cioè non sto rincorrendo effettivamente qualcosa, però voglio correre. Correre, cioè, corso. Non sto rincorrendo, sto correndo. Ok. Perché ho notato che, però conoscendo quando faccio questo, ok, quando faccio qualcosa cioè che a fine giornata mi lascia qualcosa stimolante. Esatto, quando torno a casa felice, quando raccolgo, sì, sono proprio più contento. Ma cioè io arrivo a casa e dico, cazzo, cioè la differenza felice tra una giornata passare passata nel letto, sì, dalle, sì, 2 sì, alle 10, sì, sì, esatto. Di mangiare e ti svegli alle 8 così con l'occhio, cioè, è una giornata che magari, esatto, ti sì, sì, muovermi, fare, però, qualcosa, conoscendo mi rende felice te in generale. La tua corsa, il tuo correre, sì, corsa, la disgacia è una cosa che nel tempo, credi, perché poi le cose cambiano, si svilupperà più nell'ambito personale, però dal punto di vista degli affetti, o comunque di essere sereno con gli affetti, okay, nel crearti una famiglia, o vorrai più investire nella carriera? Penso più nella carriera, okay, ti dico sinceramente, perché nella famiglia intesa come tu con una, sì, tua, sì, compagna, assolutamente, cioè...
no, per come sto adesso, non so, io ti ho detto, quando faccio ciò, togli, cioè non, sì, per la carriera, perché sono proprio felice, capito? Arrivo a casa, dico, c'è bello giornata. Quindi, cioè, proprio... okay, perfetto. Anche perché, cioè, secondo me, parlando di questo, sì, evidenziamo quanto sia importante, secondo me, il fatto di saper far felice se stessi. Sì. Felici se stessi. Ma... cioè, nel senso, tu torni a casa dopo aver fatto qualcosa, anche da solo, comunque con sì, una piccola sì, squadra sì, come la nostra, però è comunque una... un apporto che hai dato tu al, sì, al progetto, sì, non il fatto di magari stare con qualcuno, mm-hmm, oppure, quindi secondo, cioè, me è importante. Ti faccio un esempio stupido: il primo episodio che registrammo, ok, che uscì su SoundCloud, non perché Burnout, che era un episodio Burnout di merda, Burnout era un episodio di merda, ma pure questo sarà un episodio, sì, di sì, merda, assolutamente, sì, era un episodio di merda in cui io non riuscivo nemmeno a parlare, e in quel periodo io, boh, volevo tipo ammazzarmi. Ah. Da quando questa cosa... vabbè, lo stai dicendo... cioè, per te è la cosa più grande che avessi fatto in quel momento. No, oltre a quello. Da quando abbiamo iniziato a... fare sta ma, cosa? Manco a fare numeri, perché non, okay, non abbiamo mai fatto numeri enormi. Però da quando la gente ci faceva i complimenti, da quando abbiamo iniziato a spingere molto di più su questa cosa, quindi effettivamente da quando ho iniziato a muovermi, a correre, io sono proprio contento, io sono proprio felice. C'è uno spacco il mo, io me lo spacco sto computer di poi, merda, capito? Correre, perché io se mi fermo la paura mi mangia. Più. No, la paura mi mangia. La paura mi rincorre, cioè, io se corro. Io torno a casa stanco, ah, poi vado nel letto e crollo. Sì. Se invece sono stato 24, sì, sì, se io invece sono stato 24 ore senza fare un cazzo e quindi sono ancora attivo. Sì, non, poi no, scende la sera e quindi, sì, te la sto proprio facendo a poesia. Ti saltano i pensieri in mente, perché sì, magari di giorno sei su TikTok, cioè, la sera tu, però non ci pensi, dici, cazzo, oggi è passata un'altra giornata, ora che penso, e quindi là i pensieri mi mangerebbero vivo, sì, cioè, ma poi sono uno che pensa tanto e infatti non ha bisogno non, di non pensare. Ti nego che questi giorni che tipo siamo stati fermi senza registrare, e io stavo tipo i pomeriggi a casa, arrivava la sera, dicevo, cioè, oggi non ho prodotto niente, cioè non mi merito di vivere oggi, capito? No, ma io ho proprio bisogno, domani, io ho proprio bisogno di non fermarmi. Esatto, perché sì, sennò quello, penso a come sono io, come mi sta andando la vita, come sta andando questo, come con quella persona, sì, come va. Ma... invece io ho bisogno di fare le cose, avere le conseguenze, sì, bah, e ricominciare. Alla fine è un circolo vizioso, capito? È, cioè, se, se però ti fermi, se stai fermo, non... esatto. In realtà... cioè, vivere la vita d'impatto per com'è, senza sì, magari forse. Poi, raga, siamo, cioè, abbiamo 18 anni, ce lo possiamo permettere. Sì, infatti. Capito? Cioè, io vedo secondo quelli... me a 18 anni, adesso, io non chiedo tanto né da me stesso né dagli altri. Quello che secondo me è importante avere sono degli ideali. Cioè, io cosa voglio essere? Voglio essere una persona rispettata e rispettosa, voglio essere leale, però voglio godermi la vita senza fare cazzate. Per arrivare a capire questo, devi comunque prenderti gli schiaffi in faccia. Ma qua apriremo un altro episodio. No, capito, ti fai prendere a schiaffi in faccia, ok, ti farai male. La gente dirà, ma quello è un coglione. Ok, ci vediamo tra un anno, tra due anni, tra tre anni. Questo è tutto. Ma sì. Come è scritto oggi nel compito in inglese? That's all. E poi col punto esclamativo. Bam. E se l'è presa la prof. Che un po'. Ci sarà ascoltando, perché è una che ci ascolta, quindi salutiamo. Fantastica prof. D'inglese. Così fantastica. Si sente anche chiamata in causa. Non dirò il nome, però almeno si sente chiamata in causa. Quindi, raga, a me è piaciuto un sacco. Sì. Chissà come uscirà. Eh sì, mi ma sento. A me non è cambiato molto. Sì, mi sento, cioè, proprio onero. Magari la gestualità, magari. Sì, il fatto perché... è che. Anzi, mi aumenta anche la gestualità. Sì, sì, perché sì, prima, sapendo che comunque non venivi ripreso, sì, magari potevi anche. Sì, ma ti accasciavi il cazzo. Sì, sì, stavo proprio un blob. Vedi, adesso mi sto sciogliendo. Dopo l'ora. Effetto assumi serra. Quella forma un po' così statuale. Sì, mentre così mo devi stare tutto sì, prima venivo in pigiama, vaffanculo, con tutti i piedi gialli, ma vaffanculo. Se guardi le persone e parli tra di te, non no, ma sì, non gli altri. Passa. Non mi interessa. Ci fa nemmeno caso. Comunque, ringraziamo. Grazie a tutti per aver visto questo episodio. Bellissimo. Boh, non mi devo abituare ancora a guardare. Non so dove sto guardando, però dovrei guardare. Sì, ma... sì, prenderemo un obiettivo. Sì, sto guardando il gabbiano che vuole. Sto guardando. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie a voi per la compagnia, come sempre. Ci vediamo a un prossimo episodio. Ci vediamo lunedì, che uscirà un top episodio.
don't believe in shooting stars, but she believe in shoes and cars. Wood floors in the new apartment, couture from the store's departments. You more like love to start. I'm more of the trips to Florida, order the hors d'oeuvres, views of the water, straight from a page of your